Sì, devo dire che i primi 5 minuti il Pescara è stato molto pericoloso. Dopo queste due situazioni abbiamo preso in mano la partita, secondo me abbiamo fatto molto bene, eravamo sempre in controllo, sapevamo uscire dalla loro pressione, che era la situazione di pericolo. Abbiamo fatto tre gol, potevamo forse farne anche altri. Il secondo tempo è stato più aperto, il Pescara ha cambiato sistema, ha giocato con una punta in più, ha creato anche situazioni pericolose. E in questa partita aperta hanno fatto gol loro, l'abbiamo fatto noi e potevano essercene anche altri, ma la sensazione insomma che l'avevamo in mano e difatti l'abbiamo portata a casa. Una vittoria pesante in casa del Pescara, insomma si affrontavano la seconda contro la terza, questo risultato dice che in questo momento la squadra più forte del campionato è il Brescia. Sì, era importante acquisire ulteriore consapevolezza, ma come dico sempre ai miei ragazzi, la consapevolezza non deve mai scadere in superficialità, perché questo sarebbe l'inizio di qualcosa di non positivo. Di conseguenza la consapevolezza vuol dire grande attenzione ai particolari, la volontà di fare una nostra idea di calcio, di portarla in campo, che anche quando stiamo difendendo c'è sempre l'idea, recuperando la palla, di andare a far male l'avversario, e dunque questa è la mentalità che abbiamo costruito insieme ed è quella che ci deve portare fino in fondo. Allora, deve andare in conferenza stampa Corini, però chiedo una battuta flash sul Pescara, se si aspettava questo tipo di partita e se è una, diciamo, l'ha un po' deluso il Pescara, perché era scontro per andare al vertice, avete avuto una partita piuttosto agevole, dai, diciamolo Corini. No, il Pescara per me è una squadra costruita bene, che ha grandi qualità tecniche, oggi paradossalmente se avessero fatto gol loro all'inizio non so che partita sarebbe venuta fuori, magari sarebbe finita con un risultato diverso, con qualche gol in più del Pescara, però per me il Pescara ha 34 punti, è un allenatore importante e ha costruito un bel campionato e secondo me continuerà a farlo a prescindere da questa sera.